Ciao a tutti e bentornati sul terzo episodio della Confessione di una preda, questa nuova serie che stiamo portando avanti su Sherlock Holmes, The Devil's Daughter. Nell'ultimo episodio abbiamo scoperto che in casa dell'uomo scomparso c'è un fucile, o c'è stato un fucile. Siamo tornati nello studio di Sherlock e come vedete sfoderiamo la nostra arma segreta. Ok, abbiamo il cane, che lo abbiamo in basso a destra, il simbolino del cane. Quello che lui dice, vuole tornare a trovare il Lord Marsh. Io però siamo tornati a prendere il cane, quindi andiamo prima a casa di Arst per... Bello cagnolone, bello. Sono apparse in alto a destra le deduzioni. È un pochino presto per iniziare a pensarci in modo serio. Non abbiamo raccolto ancora abbastanza indizi per poter iniziare a collegare i vari elementi. Questo è un cane magico perché riesce a trovare qualunque cosa. Ah, ora noi siamo il cane. Possiamo anche correre. Qualcuno ci apre la porta, grazie. Ah no, il cane apre la porta direttamente. Il sottofondo musicale è fantastico. Oh mio Dio, quanto è bello. Dove stiamo andando? Ok. Esce. Questo posto ormai lo conosco quasi a memoria, ci sono stato talmente tante volte. Allora, qui la cosa si divide. Andiamo sia in questa direzione. Bau bau. Stiamo cercando un fucile, eh? Non gli è piaciuto. Ok, quindi... Però il nostro signor Harst è venuto anche qui. Casa di altri, in realtà. Altra di biforcazione. Prendiamo la prima a destra. C'è qualcosa qui? Non vedo niente. Falsa pista. E qua. Qui tra l'altro era chiuso prima, faccio notare. Che ciripes. Bau bau. Rifugio dell'eremita. Da una musichina parecchio stupida passiamo a una un po' tesa. Ok, il nostro signor Arst aveva... Che diavolo? Eh? Non è normale, credo. People use this cellar for storage. Sì, ho capito, ma non è una cantina normale questa. Sembra nella prima parte sia scavata nella terra senza
Allora, sembra che l'accesso non sia il suo accesso, cioè questa è una cantina e siamo d'accordo, ma per arrivarci c'è questo corridoio tipo miniera. Sa di cosa losca. Ok, comunque diamoci un'occhiata in giro. Perdonate la camera che è controllata. Nothing that could interest me. Ok, però qui c'è un baule e nei bauli non c'è niente perché non posso aprirlo, ok. Mi sto guardando un po' intorno per cercare di capire cosa diavolo sia questo posto. Soprattutto perché la musichetta ci fa pensare. Per esempio, cosa ci fanno questi pannelli un pochino raffinati, stile cinese o giapponese? No, Pile of cinese. rubbish. Ma questi, quelli sono rifiuti. Questi sono una cosa abbastanza costosa, direi. Forse mi sbaglio, eh. Io ci trovo un cadavere, lo so già qui. Una gabbia poco 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 poco. Qua. Ah, possiamo sbirciare. Non c'è niente. Just some old things. Ok, possiamo sbirciare dalle porte. Anche qua? No, qui proprio neanche. Va bene, continuiamo a dritto allora. Ci sono diverse porte, immagino di poter sbirciare un po' da tutte. Ok. Noi stiamo cercando un fucile, ricordiamo questo dettaglio. It's not here. Un gemito, ma era il cane? Il nostro cane? Old things. È angosciante questo sottofondo musicale. Ordinary storage. Ok, va benissimo, non ci preoccupiamo. E quindi, se non è la prima, sarà l'ultima ovviamente. Scegliamo destra o sinistra? Sinistra sarà sicuramente sbagliata, anche se è una porta un po' diversa. Wow, aspetta, 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 che è sta roba? Qui c'è roba interessante. Tom's photograph. Let's try to get inside. Allora, usa il grimaldello giusto per sollevare le palette della serratura e creare un passaggio per lo spillo. Oh signore santissimo, aspetta un attimo. Allora, 1, 2, 3, 4, ok. Devo capire dove le infilo. Proviamo con 1. Conferma. Che cazzo è successo? Boh, ok, è successo qualcosa, ma. Ok, questa è una stanza importante, signori. Parecchio. Sì. Non vedo. Oh, sì. Ok, vediamo un po' cosa c'è qua. Allora. Let's compare this list with the evidence that we found earlier. This is the list of selected participants for October's special education program. According to this poster, John Strowbridge is missing. Ok. Let's compare them with people from Hearst documents. Allora, Daniel Jones, no. Daniel, non c'è nessun Daniel. Vediamo anche con i cognomi però, magari. Smith, Papillon, Bristow, Easy, Eve Evans, scusa. No, no, non volevo sottolineare questo. Ah, ok, devo premere quest'altro tasto. Robert Taylor, no. Brown Kelly, Kelly. Thomas Kelly, This Thomas man Kelly. appears in both documents. Poi Tracer William.
Il 10 ottobre e il 24 ottobre. Ok. Orson Langley, Oswald Turner, Patrick Tanner, eccolo, il 3 ottobre. Reginald Stolpe il 31 ottobre, quindi tutti quelli che hanno una data. E John Strawbridge. All the people in Marsh's document are marked and dated in George Hurst's files. E questa è una cosa poco chiara. Ok. Tra l'altro, quindi non è detto che Strawbridge sia l'unico scomparso. Caro Tom, se stai leggendo questa lettera, vuol dire che sono morto. Quindi è una lettera di Hurst al figlio. Mi dispiace che le cose siano andate in questo modo, ma non avevo altra scelta, devi saperlo. Sei un ragazzo molto intelligente e sono orgoglioso di te. Spero che un giorno capirai e mi perdonerai. Figliolo, ti amo moltissimo. Non ti disperare, cerca di essere felice perché un giorno diventerai un uomo prima di quanto pensi. Non sarai solo io e la tua mamma, ti proteggeremo dal cielo. Il tuo amorevole padre. Quindi lui è convinto di morire. News clippings on lords in the education program. Why are they here? Lord Marsh, in associazione con i suoi amici Lord Harrington e Lord Collins, è il cofondatore del programma di educazione sperimentale. Sono i due che vanno a caccia. Aiutando i poveri a ottenere una vita migliore e un futuro più certo, questi tre uomini contribuiscono sicuramente a sollevare il livello della nostra società in crisi. Ok. Queste sono tutte foto di battaglie, direi. There was Qua. something on the stand. Questo è un portafucile, sì, chiaramente. Delle cartucce? Ho visto bene? Questa è una cartucciera. Assolutamente sì. Mezza vuota. This case must have been full of cartridges. Caro George, ti capisco e è così triste. Proprio come te, non trovo credo sia un lavoro, neanche l'incarico più infimo. I miei figli non hanno niente da mangiare. Quando cerco di trovare qualcosa, i capi dicono di non voler lavorare con persone ferite. Il nostro servizio militare non è servito a niente. Il nostro paese ci ha usati in tempo di guerra, ma ora ci ha abbandonati, non importa a nessuno, il tuo amico Jack. Il nostro Ars è stato un militare, ordine, per conto di Sua Maestà la Regina Vittoria del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, io, Friedrich Russell Burnham, maggiore dell'esercito britannico, dichiaro, il paese porge i suoi ringraziamenti a George Hurst, un onorevole soldato del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda per il suo valoroso servizio militare. Pertanto l'esercito militare gli conferisce la medaglia per condotta distinta e lo congeda per le lesioni subite prestando servizio. Ok, quindi era un reduce. Lo so che qui manca il fucile, lo There so. was a rifle here. George Hurst took it with him. Per fare cosa? Cosa vuoi fare con un fucile? Questa cassettiera me la fai aprire? No. Vediamo la cartina. È una cartina di dove? A map of Epping Forest. Epping Forest. Che cosa deve fare ad Epping Forest? Ok. Apriamo un attimo gli indizi. Vediamo un po' come siamo messi. Allora,
Allora, qui abbiamo il lavoro speciale citato da George Ast non è collegato al programma di educazione speciale. O il lavoro speciale di George Ast e il programma di educazione speciale di Lord March sono connessi in qualche modo. Assolutamente. Assolutamente. Sì, sono connessi. Gli indizi, vediamo quali altri indizi abbiamo. Gli stadingi di indigenti, lettera di addio, rifiuto. Lord Marsh, il dottor Tanno, si rifiutano di fornire maggiori informazioni. Lista di indigenti, ok, mi crea un altro indizio. Vediamo un po'. Il lavoro speciale di Hearst con la lettera di addio. Ok. Ora li apriamo un po', eh. Lista di indigenti, persona scomparsa. Perfetto. Club Quarterman. Lista di indigenti. No, questo non gli piace. Preparativi a cosa? Prima di sparire, George Alst ha preparato e portato con sé il suo fucile. No. Però preparativi... Ok, ferito. Ah! No. Lavoro speciale, preparativi. Ok. Ha fatto dei... No, io non volevo chiudere, volevo... Ok. Allora, ferito, articolo di giornale. È stato trovato un giornale riguardante Lord March e il programma di educazione. Lista, ok. Proviamo a vedere questi indizi. Allora, George Ast era interessato al programma di educazione speciale, ma niente di più. George Ast raccoglieva informazioni sugli indigenti e i lord coinvolti nel programma di educazione speciale. Sì. Persone scomparse. Tutti i partecipanti del gruppo S del programma di educazione speciale potrebbero essere scomparsi. Sì, decisamente. Vediamo qua. Violenza. Il lavoro speciale di George Ast è indubbiamente associato alla violenza, se ha portato con sé il suo fucile. Sì. Qui c'è da decidere. Senza ritorno, George Ast sapeva di non avere possibilità di tornare dal lavoro speciale. Infatti ha scritto una lettera di addio a Tom. Oppure George Ast ha scritto una lettera di addio, ma non l'ha consegnata a Tom. Potrebbe essere ancora vivo. Non l'ha consegnata. Non l'ha consegnata. Vediamo un po'. Introduciti a casa di Lord March e scopri ulteriori informazioni sul programma di educazione speciale. Da fare. Qua il signor Hearst sapeva, George Hearst sapeva della scomparsa di alcuni partecipanti al programma di educazione speciale. Secondo me sì. Ok, andiamoci a introdurre a trovare casa Lord Marsh. Andiamo a trovare Lord Marsh e più che altro proviamo a introdurci in casa sua senza farci beccare. Vediamo se riusciamo a trovare qualche indizio in più. Che il nostro Hearst volesse fare una specie di vendicatore della notte? Watson? Holmes, what are you doing here? What are you planning? A mission of my own. You must play the role of the conscientious doctor while I sneak inside Marsh's house. That's the only way of helping little Tom. Ok. Watson è entrato e noi andiamo da dietro, direi. E forse adesso finalmente potremo usare la famosa scala che abbiamo visto all'inizio. E qui come... Ok. Allora. Vediamo un po'. Ma va? Non mi dire. Dai, questa è una scala. Non posso non dover usare la scala. Su.
No, e invece no. Ah, ma noi ormai abbiamo imparato. Ma questa è una cazzata. Perché dobbiamo confermare 1, poi dobbiamo tornare e prendere il 2 e alzare e si apre. È una cavolata. Pensavo fosse sinceramente molto. Ok, siamo dei piccoli ladri. How can I help you? I came to visit Lord Marsh. What for? I would very much like to see Lord Marsh, if you please. Oh, you're so clumsy. Can you please not? I have to visit Lord Marsh and offer him my services. Fisher, please allow Dr. Watson to enter. Good job, Watson. Ok, comunque avete notato che il dottore non voleva intrusioni. No, I can hide here. io non voglio nascondermi, ma il fatto che tu mi dia la possibilità di nascondermi mi fa molto preoccupare. Vediamo un po', cos'è questo? Ah, perché lo devo spostare? Perché sotto c'è qualcosa. Caro Lord Collins, è chiaro che potremmo imparare molto su come si gestisce un impero da chi costantemente calpestiamo. Le stesse persone che abbiamo lasciato povere e affamate nell'ombra delle nostre città, qui o all'estero. Ok, questo è Marsh che scrive a un amico, a uno dei suoi colleghi, cofondatori. Caro Lord Marsh, grazie al programma di educazione speciale, la mia vita è cambiata completamente. Non sapevo come ringraziarla, quindi ho raccolto per lei questo fiore. Grazie. Ok. Posso spostare le cose perché qua sotto c'è roba. No, per niente. Niente di utile. Niente di utile questa. Fino ad oggi, a mio avviso, il programma di educazione speciale ha salvato più di 200 persone dai bassi fondi e li ha elevati affinché contribuiscano a formare e sostenere i fondamenti critici del nostro prospero impero. Questo è in gran parte dovuto alla saggezza e lungimiranza di Lord Marsh, un politico progressista e saggio. Ha lavorato in questo campo, ignorando le critiche e gli ostacoli posti dai suoi arroganti colleghi, così terribilmente inflessibili. Ah, finito così? Non mi. Ok, c'è da vedere qualcosa. Ah, qui c'è un fiorellino, guarda. Altre cose da vedere prima di. Ok, il nostro simpaticone che ammazza animali. Marsh is a keen hunter. Ok, qual è la. Perché mi state ripetendo che lui è un cacciatore? Beh, direi che sia l'ora di cercare l'indizio nascosto. Qua, 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 qua. Appeso di impronte digitali. Let's see how hard to crack this safe is. Doctor, it appears that you were impatient to pay me another visit. Indeed. Will you allow me to examine you? A second opinion, so that the great Lord Marsh does not become the late Lord Marsh. Well, since you put it that way, very well. Shall I retire to your office, Lord Marsh? No, please, Doctor. I insist that you stay. I shall need your assistance. Will you break anything else? I'll try my best. Ok, ci dobbiamo nascondere. Dobbiamo nascondere. È incazzato. Ok, era parecchio incazzato. Tra l'altro non si è accorto che abbiamo spostato un quadro, ma.
anche perché nel filmato non era spostato. Allora, ruota la manopola di sicurezza per individuare l'area del segnale sonoro e confermare la combinazione giusta. Eh? Oh signore santissimo. Che devo fare? Ruota. Ok, confermo. No. Semplice. Oh, sei incastrato. Ok. Ok. Non sono enigmi particolarmente difficili, eh. Vediamo cosa ci abbiamo qua dentro. Soldi miei. No, non me li fa prendere. Allora, ammiro tanto tutti questi indigenti. Mi sembrano una ventata di aria fresca. Comunicare con loro è un vero piacere. E sono così intelligenti, tra virgolette. Non come noi. Forse avrebbero dovuto essere loro dei lord e noi dei semplici plebei. Lord Harrington. Questo è uno degli amici di Lord Marsh. November 7. This means that the meeting is planned for today. Caro Lord Marsh, il 7 novembre avrà luogo la nostra riunione alla quercia di Grunstone. Ho allegato una mappa a questa lettera, così potrà trovare facilmente il posto Lord Collins. Ok, possiamo andarcene. Possiamo andarcene. I'd suggest that your current weakness is perhaps more than a simple case of influenza, Lord Marsh. Where might your companion be, Dr. Watson? Oh, he's busy poking his nose into other people's business, I'm sure. My lord, I'm sorry to interrupt, but I must remind you about your meeting. Is it already time? My apologies, Dr. Watson, but we are expected elsewhere. Might we offer you a lift? You are going out. I'm not sure that's wise in your condition. I value your opinion, but misery never rests, and I am needed. Well, do please take good care of yourself, Lord Marsh. I'll send you my diagnosis, Dr. Fisher. Thank you, Dr. Watson. Farewell. Allora, Lord Marsh mi dà tanto l'idea che sia un povero, non mendicato, ma comunque il classico raggirato. E quello furbo, mi sembra il suo medico. Watson ha preso un pezzo un fazzoletto con del sangue. What are you doing at my table? I just need to check one thing about Lord Marsh. Vediamo se il dottore lo sta avvelenando. My intuition tells me that Lord Marsh is hiding something about his disease. His cough, in addition to his fever and his usage of strong painkillers, leads me to believe that he is seriously ill. Ok, che dobbiamo fare? Non ne ho idea. Let's study it more closely. Sì. Ah, aumenta il fuoco. Ok. Sputum with tiny drops of blood. I could take a sample and examine it under the microscope.
Sì, prendiamo un sample. Come si fa a prendere un sample? Che cazzo è sta roba? Ok. Un sample. Perfetto. Sul vetrino, certo. Let us apply chemicals to color the sample. Ah, coloriamo il sample. Allora, carbuful blu di non lo so. I need a pipette. Una pipette, prendiamo una pipette. E andiamo a caso, assolutamente a caso. Che succederà? Scoppia tutto. È diventato un po' rosino. Ti va bene? Possiamo guardare al microscopio adesso? Let us apply chemicals to color the sample. Non gli è piaciuto forse. This chemical should be applied third. Per terza, ok. Quindi, ok. Quindi vanno messe tutte. È molto, molto difficile questo gameplay. Sì, ok. Cioè, nel senso, non c'è niente di concetto. Let us apply chemicals. Non c'è proprio niente di concetto. Ok. Non smetto di lamentarmi, smetto di lamentarmi. Ok, ora è diventato tutto bluastro. Let's examine the colored sample under the microscope. Questo è scientifico proprio, è super scienza proprio. Oh, esamina attentamente la macchia e cerca elementi insoliti. Sì. Questo è un elemento, no. 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 Ah, batteri. Lord Marsh is seriously ill. Holmes, this is no longer a laughing matter. It is just as I feared, Lord Marsh is suffering from tuberculosis. You don't say. Yes, I do say. And Holmes, he will die if he is not transferred to a sanatorium as soon as possible. And yet both Lord Marsh and Dr. Fisher are doing their best to hide this fact. How interesting. But why? Why indeed, Watson? Oh, but... don't think that Lord Marsh contracted tuberculosis while aiding the poor? How terrible. I have a commitment that I can't possibly cancel. Holmes, during my absence, please be extremely careful. In mia assenza. This disease is highly contagious. And remember that we have women at home. Thank you, Miss Alice. Until later. I'll see you soon, Caitlin. Where have you been? Our neighbor lent me a book. She is so kind. I think she loves Dracula. You. I doubt that. How is your investigation going? It's going. Dracula? Yes. It's forbidden reading at my boarding school. Did you know? Well, well. Diamo un attimo un'occhiata alle prove. Allora. Cacciatore incallito. Questo. Abili ed esperti cacciatori. Queste possiamo rimodificarle nel caso. Però mi sembrano abbastanza. Ci manca qualcosa. Ci manca decisamente qualcosa. Abbiamo scoperto un po' di cose interessanti in questa puntata, anche se ancora ci restano dei punti oscuri. Stiamo procedendo in realtà a scoprire molte cose sul signor Arst. Abbiamo scoperto che era un veterano di guerra ferito, che ha un fucile ed che è sparito portandosi dietro il fucile con le relative cartucce, e che prima di andarsene ha scritto una lettera al figlio che però non gli ha consegnato. Sull'altro versante abbiamo Lord Marsh e il suo medico. Hanno dei comportamenti strani. Il medico è particolarmente sospetto. Lord Marsh ha la tubercolosi, però non sappiamo in realtà se lui sa di saperlo. Perché tutte le volte che
abbiamo parlato con lui, lui si è detto praticamente quasi guarito, quasi in forma. Mentre abbiamo avuto la conferma, analizzando il sangue, che soffre di tubercolosi. Quindi perché lui o il medico stanno tenendo nascosta questa situazione? E soprattutto perché in che modo è legato Hurst a Lord Marsh e al suo programma di apprendimento? E ancora di più, perché tutti i facenti parte di un'intera selezione di questo programma di apprendimento sono spariti, o potrebbero essere spariti? Abbiamo trovato a casa di Hurst, nella seconda casa, nel nascondiglio di Hurst, la lista con le scomparse e le date delle scomparse. È lui che li ha fatti scomparire? Lui sta indagando sulla loro scomparsa? Sono tutti dettagli che dovremo risolvere. Non è questo il momento. Per il momento ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Questo è quello che possiamo fare, sperando di riuscire a raccapezzarci un pochino di più su questo intricato mistero. Spero vi stiate divertendo. Se vi è piaciuto il mio goffo tentativo di fare l'investigatore, lasciate un mi piace, visto che ci siete. E sì. Ci vediamo alla prossima. Ciao e grazie ancora.